Quindi già su questo abituarvi ogni volta che non serve il mazzo, via, non serve. Perché se no, a parte che dà un po' di senso di insicurezza, purtroppo, rompe le palle, a noi piace questo suono, dagli spettatori non può fregarne di meno, sono lì per vedere la magia. E è tutto più chiaro, e voi sembrate più sereni, no? Quindi abituatevi il mazzo giù. Come diceva lui, giustamente, se non c'è il tavolo, tenetelo in mano, ma non... Ma se non avete un break, non avete aperto, pulito, deve passare che non c'è trucco, quindi apertura, chiarezza. Può essere anche interessante che il sottotesto, ma allora non sono truccato, per qualunque motivo lo date allo spettatore. Lo tiene un secondo e parlate. E questo ce l'ha in mano, e allora il sottotesto qual è? Se gli ha dato in mano sicuramente non è un mazzo truccato, non è c'è dentro il mondo, tanto non è che lo potete si mettere a fare così. Però già questa è una regola d'oro, qualunque cosa succeda, come vedete tanti che fanno monete che mentre vi raccontano, sì, coin roll, muscle pass, poi i peggiori sono quelli che fanno le mosse, cioè tipo tu istintivamente continui a fare il salto mentre passano, sì, sì, strano, no, invece pam, giù, vi è chiaro? Questa è una piccolezza, ma è importantissima, come proprio che viene dal teatro, lo sai, in teatro uguale, quando ci sono tanti attori in scena, ma l'attenzione deve essere in un punto, è come in magia, bene o male gli altri stanno fermi per quanto possibile, per quanto, correggimi se sbaglio, no, certo, perché l'attenzione deve essere lì, cioè se lui sta facendo un monologo e c'è uno che fa la verticale, soprattutto se fa un monologo dove c'è dell'azione, no? Questa proprio è la base, infatti se voi notate nei vecchi filmati di prestigiatori molto bravi che lavorano con l'assistente le insegnano di tutto per attirare l'attenzione al mago. La cagata, sembrano cagate, ma ripeto, è la somma che fa la differenza. Molto spesso quando l'assistente sta ferma per essere elegante in scena ha delle posture classiche, tipo la mano sul fianco, e quelli bravi insegnano all'assistente che se qua c'è il mago e qua c'è l'assistente, le insegnano a mettere la mano sul fianco, quella lato mago, perché è una freccia che indica lui. Se la metti di qua, istintivamente, tutte cose inconsce, però distrae di più. Sono, ripeto, sono cagatine, ma la somma cambia tutto. Quindi l'assistente così, magari anche girata verso il mago, tu guardi lì, spero che non sia scosciata. Che in realtà anche su quello bisognerebbe lavorarci, no? Cioè dipende, se sei una capra, prendi quella figa scosciata e dici, la magia non paga. Se invece ci tieni a fare i giochi, la metti in un certo modo, è elegante, deve stare nel contesto, ma non deve distrarre. Questo è banale, però è così. Come un'altra cosa, se ce l'avete sulla quale dovete lavorare, soprattutto quando si arriva e si è in piedi, molti iniziano a ciondolare da un lato all'altro, no? A parte che è fastidioso, distrae ed è sempre, lancia il messaggio di insicurezza. Voi siete i prestigiatori, cioè siete voi a governare la magia, quindi dovete essere ben piantati, ben sicuri di quello che fate, no? E dite, per esempio, un segreto. Qua siamo vecchie scuole di teatro, piuttosto che prima di entrare in scena andare un attimino, tra virgolette, in iperventilazione un attimo, quindi, e entrate in scena, appena prima di entrare in scena inspirate e tenete il respiro, perché questo vi dà una postura più centrata, più col petto, e uscite, poi respirate. Questa è una beveva vecchissime scuole, però cambia totalmente, e dovete sapere esattamente dove andare, se no vedete quelli che iniziano e escono dalle quinte. Ah sì, qui, ah no, il tavolino dove? Qui, cioè capite che uno che fa questo, adesso sto esagerando, però qua c'è il pubblico, qua che cazzo sta facendo? Uno che fa pam, è diverso, non dico di fare queste robe da circo di 100 anni fa, però cambia.